Buongiorno a tutti, sono Francesca, agente locale in Tanzania, e appunto collaboro col sito di Evanios. Oggi avrò il piacere di presentarvi, la Tanzania, questo paese splendido, e spero di portarvi un po' il sorriso, insomma, in questo periodo difficile un po' per tutti, che speriamo che passi in fretta. Quindi io ciao, ciao Giambo, saluto tutti, vedo dalla chat, buon pomeriggio e benvenuti. Buon pomeriggio, ciao Alfredo. Aspettiamo qualche minuto che appunto si mettano online un po' tutti, che riuscite a partecipare a questa conferenza. Ok, quindi ripeto, io sono Francesca, mi occupo appunto della Tanzania, questo paese meraviglioso che è appunto in Africa. Ho una passione veramente molto profonda per l'Africa che si è sviluppata e nata quando avevo 5 anni, grazie ai miei genitori che mi hanno portato appunto a fare il primo safari in Tanzania. E ho viaggiato tanto nella mia vita, però effettivamente l'Africa è il paese che mi ha colpito di più, perché per i colori, per i sorrisi e soprattutto per la natura, che appunto poi mi ha portato a fare dopo tanto tempo appunto un lavoro che non è solo un lavoro, ma anche una passione. Allora, adesso andremo a visitare, insomma, per darvi un'idea di quello che andremo a vedere, parlerò dei parchi nella parte nord della Tanzania, che sono i parchi maggiormente visitati, insomma. Perché? Perché ci sono più animali rispetto alla parte sud. Quindi, qui avete una mappa, una cartina. Noi siamo basati ad Arusha, dove è il nostro ufficio. Abbiamo le nostre macchine, i nostri lodge e da Arusha poi partono tutti i safari. Quindi avete Arusha, il parco del Manyara, il parco del Tarangire, che sono tra virgolette i parchi minori, però non sono minori per la bellezza del paesaggio, se non che per l'area, insomma, l'estensione. E poi abbiamo il Serengeti, il cratere dell'Ngorongoro, il lago Natron, che appunto completano questo tour dei parchi del nord. Ecco, diciamo che per darvi un'idea, si possono fare due itinerari, facciamo tutto su misura ovviamente, però ci sono due itinerari che sono i più ricorrenti, ovvero un itinerario più breve che conta il parco di Arusha, il Tarangire, il Manyara, il cratere dell'Ngorongoro, per poi andare a terminare con la parte balneare a Zanzibar. Questo ci permette appunto di fare un safari a livello logistico, quindi di percorrere meno strada, perché le strade sono asfaltate. Da Arusha, al parco di Arusha ci sono, per darvi un'idea, 30 km. Dal parco da Arusha al Manyara ce ne sono 110. E poi per andare al cratere dell'Ngorongoro ci sono circa 20 km, per poi andare al Tarangire dove ce ne sono circa 110, quindi abbiamo già un circuito che si può tranquillamente fare in 3 giorni pieni di safari per poi volare a Zanzibar. Se invece vogliamo fare un circuito classico completo, quindi che include anche il Serengeti, perché ripeto, da noi le distanze sono
sono molto importanti e soprattutto le strade sono sterrate, quindi non è possibile fare il Serengeti in 2 giorni o fare solo 3 giorni di safari da Ngorongoro e Serengeti perché c'è troppa strada. Quindi per fare un safari completo, il nostro safari classico che include quindi il Parco del Manyara, il cratere dell'Ngorongoro, il Serengeti e poi al ritorno facciamo il Tarangire. Adesso vi ho dato un po' una linea generale di dove si trovano i parchi. E andiamo a vedere nel dettaglio un parco per parco. Allora, iniziamo dal parco di Arusha. Il parco di Arusha, io dico sempre che è un aperitivo di safari, nel senso che non ci sono tantissimi animali, non ci sono tutti i Big Five, è molto difficile vedere un leone nel parco di Arusha, però essendo veramente vicino alla città, è possibile comunque fare un safari anche di una giornata se volete poi completare, per esempio con chi magari fa l'ascensione del Kilimangiaro, poi vuole fare il safari di un giorno, appunto procede con il parco di Arusha, così evita spostamenti inutili. I plus, quindi gli highlight del parco di Arusha sono il paesaggio, è veramente perché ogni parco appunto ha la sua caratteristica. Quindi, il Parco Nazionale di Arusha, la caratteristica è che dal punto di vista paesaggistico è veramente esemplare perché ci sono le caldere e diciamo che è un parco a sé dove appunto c'è una parte di selva ed è l'unico parco dove si possono avvistare i colubi. Il colubo è una specie endemica, quindi una scimmia, che si trova solamente in Tanzania e anche a Zanzibar. C'è anche un lago, il lago Momella, dove si possono appunto vedere anche i fenicotteri. Poi procediamo, dopo il parco di Arusha c'è il parco del Manyara. Quindi solitamente i circuiti iniziano da Arusha, per arrivare al parco del Manyara ci sono circa 110 km su strada asfaltata, quindi ci si impiega mediamente 2 ore, 2 ore e mezzo. Effettivamente da noi in Africa il discorso della tempistica è molto soggetto a diversi fenomeni, insomma, come potete immaginare, quindi mediamente noi diciamo 2 ore, 2 ore e mezza, anche perché da noi si guida a 40, massimo 50 km orari sulla strada. Il parco del Manyara si estende su 6.000 km quadrati e la peculiarità di questo parco appunto è dato dal lago Manyara. E anche il parco dove si possono avvistare i lion climbing, quindi i leoni che si arrampicano sugli alberi, e dove è possibile appunto fare un circuito della durata di un giorno. Il parco, la parte che si può visitare appunto è abbastanza piccola, quindi si riesce a vedere tranquillamente il parco in una giornata. Per la maggior parte appunto troviamo giraffe, bufali, antilopi e fenicotteri appunto nel lago e come vi ho detto anche i famosissimi leoni, insomma. Da qui poi andremo a visitare, solitamente noi la sera appunto quando finiamo il safari andiamo a dormire in un posto che si chiama appunto Karatu, che è vicino al Parco Manyara, dove da poi è possibile visitare appunto, che vedo che nell'altra slide, il Parco del Tarangire. Quindi il parco del Tarangire, innanzitutto che cosa significa Tarangire? Tarangire, dal Swahili, significa fiume dei facoceri.
E il parco del Tarangire, come vi avevo detto prima, è fantastico. La Tanzania è un paese fantastico perché ogni parco ha la sua peculiarità. Quindi se il parco del Manyara, appunto, la peculiarità era il lago Manyara con i fincotteri, nel parco del Tarangire popolato per la maggior parte dagli elefanti e soprattutto dai baobab. Allora, nella foto è un po' difficile farvi vedere tutte queste cose, vabbè, vi aspetto poi in loco per vederle insieme, però appunto vedete una mandria di elefanti che attraversa la strada. Quindi gli animali si possono tendenzialmente vedere tutti, anche i Big Five. E appunto la peculiarità anche di questo parco è che è attraversato appunto dal fiume Tarangire. È veramente spettacolare, avete una vista in alto quando fate poi il picnic, una vista unica sul parco. Dal parco del Tarangire poi ci spostiamo al famoso, forse qualcuno, insomma, la maggior parte di voi conoscerà la Tanzania per questo parco, al cratere del Lungorongoro. Quindi il cratere del Lungorongoro è innanzitutto una caldera e il raggio del cratere misura circa 6 chilometri. Questo parco è veramente unico ed è anche il mio preferito. Appena arrivate, vi facciamo soggiornare la notte prima a Karatu, che è una cittadina che si trova vicino al cratere del Lungorongoro. Abbiamo un lodge che si chiama Ungorongoro Forest Ended Lodge ed è praticamente ai piedi della caldera, quindi la notte dormirete lì, mentre poi il mattino già alle 9 possiamo entrare nel cratere del Lungorongoro. È un'esperienza fantastica perché entrate e c'è sempre questa, non dimentichiamoci che siamo a 2500 metri, quindi fa freddo, la mattina c'è nebbia. E poi gradualmente quando si scende nel cratere vedete appunto questa nebbia che si dirada e niente, vi si apre un universo, nel senso che il cratere del Lungorongoro appunto si possono vedere tutti i Big Five. Ho sempre parlato dei Big Five, molti di voi magari sanno quali sono, ma molti no. Allora, i Big Five sono i grandi cinque della savana, ovvero il leone, il bufalo, il rinoceronte, l'elefante e quello che è un po' difficile da vedere è il chui, che in Swahili significa leopardo, è l'animale più timido. Il leopardo si vede tranquillamente, soprattutto nel Serengeti, insomma, che è quello dove più facile, il parco più facile dove è più facile avvistare animali. Ok, dopo l'area di Ngorongoro passiamo all'area di Ndutu. Quest'area è particolarmente importante nel periodo della grande migrazione. È un'area limitrofa che si trova fra il cratere dell'Ngorongoro e il Serengeti. Quindi l'area di Ndutu è interessata dalla grande migrazione dei wildebeest, quindi sono gli animali come le zebre e gli gnu. E da dicembre, gennaio, febbraio, marzo si trova nell'area di Ndutu la migrazione, mentre poi risale gradualmente, quindi maggio, giugno, luglio, io dico sempre luglio fino a metà luglio, poi va verso il Serengeti. Quindi l'area di Ndutu noi abbiamo questo camp, che è questo lodge che segue appunto la grande migrazione e nei periodi che vi ho indicato si trova in Dutu, mentre negli altri periodi appunto in cui la migrazione sale si trova nel Serengeti, quindi nell'area centrale che è appunto l'area di Sero Nera. Vedo una domanda, un attimo. Ah, ok, vabbè, dopo ti scrivo Alessandro, così almeno ne parliamo. Allora, sì, l'area di Nduto, quindi dopo Nduto si passa al Serengeti. Quindi il Serengeti
Se possiamo passare la slide, eccola qua. Il Serengeti, ho scelto questa immagine che secondo me, insomma, riassume, è difficile riassumere in un'immagine un parco, però insomma è quella che riassume di più perché ci sono queste rocce che si chiamano le rocce di Kochpe, che si trovano appunto nella parte centrale del Serengeti. E dove il parco per eccellenza dove ci sono più leoni. Non è che ci sono più leoni, ma è più facile vederlo appunto perché è una distesa infinita. Ecco, Serengeti in Swahili significa distesa infinita, quindi gli animali si possono vedere più facilmente. Il parco del Serengeti conta, diciamo che si estende su 14.500 km quadrati, quindi come dicevo prima è inutile venire nel Serengeti, non so, mi dite Francesca, voglio fare un safari di 4 giorni, non è possibile fare solo il Serengeti, insomma, perché appunto bisogna passare un po' dagli altri parchi. Allora, intanto guardo anche un po' difficile questo mezzo di comunicazione, vedo che ci sono delle domande, leggerò quindi quella di Daniele. Ciao Francesca, per la situazione attuale che complica gli spostamenti, in quale periodo è meglio venire in Tanzania per almeno un periodo di 4 giorni minimo? Ok, quindi Daniele, come dicevo prima, un periodo di 4 giorni, io ti consiglio di fare Tarangire, Manyara, Ngorongoro. Il periodo ideale per noi, la Tanzania si visita tutto l'anno, a parte aprile-maggio che è stagione delle piogge e la parte di un po' novembre-inizio dicembre che è la piccola stagione delle piogge. Quindi consiglio questa cosa. Allora, 14 giorni, scusami, vedo che è stato rettificato, quindi 14 giorni, consiglio di fare un safari classico, quindi un safari completo della durata di 8 giorni e 7 notti con Manyara, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire e poi volare a Zanzibar per completare questa esperienza con la parte balneare, perché appunto ricordiamoci che il safari è un'esperienza molto intensa, le strade non sono asfaltate dentro i parchi, si guida mediamente 30 km orari e insomma è un'esperienza unica e che poi merita un po' di riposo. Ecco, come dicono le nostre guide, dopo il massaggio africano c'è un po' il dolce far niente. Ecco. Avete mai organizzato? Spero di averti risposto, Daniele, e poi magari ci possiamo sentire in privato. Rispondo ad Alice, se organizziamo parchi in Sud, assolutamente sì. Io in questa presentazione ho solo purtroppo 30 minuti, quindi insomma cercavo di veicolare le informazioni un po' più consistenti che appunto riguardano la parte nord per chi vuole visitare la Tanzania, insomma una prima volta, ecco. Organizzate anche l'ascensione del Monte Kilimangiaro? Assolutamente sì, Cristina, e adesso ne parlo, insomma, a seguire è previsto, quindi non c'è assolutamente problema. Rispondo a Daniele, si può guidare un fuoristrada con la patente italiana? Allora, ricordo che in Tanzania non si possono fare self-drive perché le distanze sono molto importanti e perché è molto più pericoloso rispetto al Sudafrica di fare un safari in self-drive. Appunto, che è possibile farlo per esempio nel parco del Kruger, quindi non è appunto non sconsiglio anche perché Serengeti vedrete che non c'è nessun cartello, niente. Le nostre guide già a volte, io le prime volte quando arrivavo dicevo: ma come fanno a orientarsi? Bene, dopo riprendo un attimo che pericoli ci sono. Allora, Carola, no, nessun pericolo ovviamente. Le nostre guide sono espertissime e non c'è alcun pericolo. Ovviamente chi prende la macchina, anche questo discorso lo faccio principalmente per il Sudafrica, chi prende la macchina e decide di fare un safari da solo, ecco, bisogna avere un po' di esperienza perché non siamo in uno zoo, quindi gli animali
animali sono imprevedibili e tutto quanto, però non c'è assolutamente problema, grazie alle nostre guide, appunto, che sono molto esperte. Allora, dopo il Serengeti, un altro parco che è molto, è un'area protetta, sì, è il Lago Natron. Allora, il Lago Natron, quindi continuando con la nostra presentazione, è uno dei miei posti preferiti perché per me la Tanzania non è solo animali, natura, ma anche Masai, quindi anche l'aspetto culturale. Quindi l'aspetto culturale, i Masai, la popolazione Masai, la popolazione degli Azabe e dei Datoga, popolano, si estende per la maggior parte nel nord, della Tanzania. Però appunto, secondo me, se possiamo parlare un po' di autenticità, questa autenticità della popolazione la ritroviamo al Lago Natron. È un paesaggio, al Lago Natron ci si va principalmente per vedere appunto il paesaggio e per essere appunto a contatto con la popolazione Masai. Il paesaggio è un paesaggio lunare, quindi vedrete il lago, potete fare delle, a me piace molto perché potete anche appunto scendere dalla macchina e effettuare trekking. C'è un trekking molto bello che è il trekking a una cascata in Galessero e soprattutto si può vedere da vicino, c'è anche una scalata appunto all'Oldonio Langai, che è la montagna sacra dei Masai per eccellenza. Quindi, il lago Natron, se possiamo vedere anche una slide dei Masai, esatto, proponiamo anche delle attività con loro, proprio per interagire con la popolazione e per trasmettere appunto quest'idea che la Tanzania comunque ha un'anima, non è solo un leone, non è solo una giraffa, per quanto siano bellissimi gli animali, però appunto è anche qualcosa di culturale. Quindi per quanto riguarda la logistica, il Lago Natron lo mettiamo sempre all'inizio. Abbiamo un itinerario che prevede sempre sulla durata di 8 giorni e 7 notti. Partiamo da Arusha, facciamo il Lago Natron, poi entriamo dal nord nella parte del Serengeti, scendiamo nel Serengeti, l'area di Ndutu, che vi ho detto che è l'area limitrofa, per poi andare al cratere del Ngorongoro e al Tarangire. Comunque per fare un itinerario, come vi dicevo, vi sottolineo ancora una volta, per fare un itinerario completo, senza correre, quindi mettendo i parchi principali come Serengeti, Ngorongoro o il Lago Natron, Tarangire e Manyara, ci vogliono almeno 8 giorni e 7 notti, quindi 8 giorni e 7 notti di safari. Noi abbiamo due safari, abbiamo anche dei safari di gruppo, che sono un prodotto molto interessante, con partenza il 10 e il 20 di ogni mese, che poi vedete anche sul sito, e la partenza è assicurata, è garantita e il prezzo è fisso. Mentre poi facciamo anche su misura, quindi privatizziamo 8 giorni e 7 notti, oppure possiamo fare il circuito, quello più breve, quindi safari, quello che noi diciamo Karibuni, con triangolare, con Manyara, Ngorongoro e Tarangire, poi volare a Zanzibar. Ok, rispondo un secondo alle domande. Quando sarà possibile venire in Tanzania? Al più presto, ma io spero, Mauro, al più presto. Nel senso che il problema non è tanto la Tanzania, perché in Africa è il continente che è stato meno toccato da questa pandemia. Il problema è in Europa, nel senso che il problema è uscire dallo spazio europeo, il problema è quando riprenderanno i voli. Allora, io penso, dalle comunicazioni che abbiamo ricevuto, a settembre, ottobre già si può parlare di una ripresa, quindi sì, per rispondere a Alice, effettivamente luglio, no, non è possibile, secondo me non sarà possibile venire in Tanzania. Sì, Carola, i voli hanno prezzi folli perché appunto
c'è il problema, adesso io non, noi non vendiamo tanti voli perché siamo un'agenzia locale, vendiamo tutti i servizi a terra, però effettivamente c'è un problema di scali, c'è un problema degli spazi aerei, c'è un problema di costi, anche se si parla di appunto nei voli appunto fare uno spazio sì o uno no, quindi i voli, il prezzo del volo aumenta tantissimo. Rispondo a Paolo, con che tipo di auto si gira? Scoperta, sì Paolo, allora noi abbiamo delle Land Cruiser 4x4, che è la classica macchina safari con tettuccio apribile e niente, io purtroppo non ho messo un'immagine, però è la classica macchina appunto per fare i safari, quindi durante gli spostamenti fra un parco e l'altro chiudiamo il tetto, mentre poi per il safari fotografico appunto apriamo quindi il tetto per appunto fare le foto. Allora, adesso passiamo per Cristina e magari per qualche altro interessato alla parte del Kilimangiaro, che penso che sia nella prossima, eccolo qua, il Kilimangiaro. Allora, il Kilimangiaro, tengo a precisare che non è una passeggiata, ecco, il Kilimangiaro sono 5.830 metri, quindi diciamo che bisogna essere un po' allenati per fare questa scalata. Ci sono tantissime strade per le vie del Kilimangiaro, per salire appunto sul Kilimangiaro. Diciamo che il problema non è tanto la tecnicità, quindi a livello di scalata è abbastanza semplice, quanto al discorso dell'altitudine, ecco, che influisce abbastanza sulla salute, però appunto non c'è alcun problema. Noi abbiamo le nostre guide che sono formate direttamente in Svizzera e in Francia. Abbiamo il nostro camp mobile, i portatori, le tende e quindi non è un'esperienza anche. Appunto, è un'esperienza molto bella. Abbiamo una partenza garantita che è il 16 di ogni mese. Allora, noi a differenza delle altre agenzie lo proponiamo sulla durata di 8 giorni e 7 notti perché appunto abbiamo introdotto la giornata di acclimatazione. Quindi per noi è essenziale introdurre perché appunto a livello sicurezza, a livello di maggior tasso di riuscita appunto dei clienti. Quindi allora ci sono diverse vie, la via Machamé, che è quella più conosciuta, che permette anche di mettere questa giornata di acclimatamento, quindi di raggiungere appunto la vetta, la Western Bridge, che l'abbiamo chiusa in questo periodo perché era un po' pericolosa, la Le Moscheux e altre, però insomma, sul sito potete vedere, abbiamo quella della Machamé, appunto, che è il programma. Poi, Cristina, se vuoi farmi qualche domanda, puoi appunto scrivermi o mandarmi qualche richiesta, insomma, nessun problema. Allora, vedo un attimo le domande di Daniele. Se si parte in un tour con guida, si può guidare in self-drive, ma solo per un'avventura del safari? No, non si può guidare perché appunto la responsabilità è troppo alta, quindi non è possibile. Ci sono tour specifici per i fotografi? Sì, allora noi organizziamo viaggi su misura, quindi safari fotografici per eccellenza. Se avete poi bisogno di materiale particolare, tipo sacchi e così, siamo a disposizione. Lavoriamo già anche con appunto tanti fotografi che vengono a fare appunto diversi reportage. Le tappe di quante ore sono al giorno? Allora, per darvi un'idea, riassumendo quanto detto, più o meno per la parte del safari, da Arusha a Manyara sono circa 2 ore, si fa il safari tutto il giorno fino alle 5, mediamente 5 e mezza, e poi si va a dormire al lodge. Dal lodge, quindi, che si trova a Karatu, al cratere dell'Ngorongoro sono circa 20
20 minuti per poi fare tutto il giorno di safari nel cratere del Ngorongoro e per poi andare a dormire in Dutu. Non andiamo a dormire al Serengeti, se no gli spostamenti sarebbero troppo importanti, ecco. Diciamo che adesso non so entrare nello specifico, però tutti i nostri viaggi, ed è per questo che insisto veramente quando magari ricevo una richiesta, si può fare il Serengeti in 4 giorni? Dico no, perché le distanze sono troppo impegnative. Quindi insisto perché appunto, ah no, scusa, scusa per Cima, chi deve mangiare quante ore al giorno? Diciamo, Vittorio, che le ore si va mediamente sulle 6-7 ore al giorno di camminata, però l'ultima notte, appunto, c'è l'ascensione, la scalata finale, quindi ci si riposa durante il giorno, si fa la scalata, si arriva di notte in cima e poi si scende appunto la sera stessa, si dorme al camp per poi scendere la mattina dopo fino all'entrata del parco di Arusha, che appunto si trova a Kilimanjaro. Ok, quindi abbiamo visto Safari, Kilimangiaro, adesso vediamo un po' la parte balneare, quindi la parte di Zanzibar, che è veramente a me piace moltissimo e che insomma tengo a precisare, ecco, che non è solo il villaggio, non è solo la spiaggia, ma Zanzibar, la città è. Rispondo un attimo a Francesca, è possibile unire il Kilimangiaro e la parte di Safari, così almeno restiamo nel tema Safari e Kilimangiaro? Sì, assolutamente possibile. Allora, noi abbiamo un safari, la scalata di gruppo del Kilimangiaro che si può combinare con il safari di gruppo con partenza al 10 e poi appunto fare la scalata di gruppo oppure si può, facciamo tutto in privato, quindi non c'è alcun problema. Sì, Vittorio, mandiamo anche video, quindi poi ti manderò appunto il materiale. Abbiamo anche dei video che abbiamo fatto noi e sono veramente così almeno ti spiego un po' tutto. Allora, riprendendo il discorso, Stone Town fa parte patrimonio appunto dell'UNESCO. Stone Town è un'influenza araba, quindi ci sono moltissime cose da vedere, quindi secondo me la cosa più sensata è magari fare safari, poi arrivare da Arusha, dall'aeroporto di Arusha si vola a Zanzibar, ci sono voli caravan che sono assolutamente sicuri, sono 14 posti e è un'esperienza fantastica che anche i miei genitori hanno provato e i miei clienti sono sempre molto, molto felici. Si arriva a Stone Town, appunto, dove consiglio di rimanere almeno una notte. Perché? Perché il giorno dopo andiamo a fare il pomeriggio stesso, la visita di Stone Town, quindi a Forodhani, che è la piazza principale, al Palazzo delle Meraviglie, ai mercati di frutta, di verdura e soprattutto Zanzibar, appunto l'isola delle spezie, quindi si può appunto visitare un sacco di cose. La parte balneare, appunto, è la costa di Zanzibar. Diciamo che si vende soprattutto la zona est, quindi è quella più gettonata. Allora, Zanzibar è un'isola che si trova nell'Oceano Indiano, appunto, che risente del fenomeno delle maree, quindi il fenomeno delle maree è ovunque. Diciamo che la zona che ne risente leggermente di meno è la parte nord, quindi con Nungwi, Kendwa e Matemwe. Allora, la parte più gettonata a livello turistico sono Nungwi e Kendwa, che personalmente a me non piacciono tanto perché ci sono grandi strutture, sono molto frequentate da italiani. Insomma, per trovare un po' l'autenticità di Zanzibar,
Si può appunto soggiornare a Matemwe, che è vicinissimo, a Nungwi, sono 20 chilometri, però appunto c'è il villaggio locale, ci sono delle strutture più piccole. Noi lavoriamo anche con un lodge che è molto, insomma, ha ricevuto anche un sacco di premi, che si chiama Villa Kiva, che si trova direttamente nell'area di Matemwe, ed è un posto fantastico perché appunto Matemwe avete l'isola di Nemba, quindi per fare delle immersioni che è di fronte. Altre, diciamo, località sono appunto Giambiani, Kisimkazi nella parte sud, o Page, insomma, poi il fenomeno delle maree, appunto, è un po' più, si risente un po' di più del fenomeno delle maree, però c'è appunto questo fascino di andare in spiaggia, il mare si ritira, ci sono queste distese, insomma, queste spiagge paradisiache che vedete nei documentari che sono veramente uno spettacolo unico della natura. Per la parte balneare, e sto quasi per concludere, ci sono altre due isole che sono Mafia e Pemba. L'isola di Mafia e l'isola di Pemba, ci sono voli giornalieri appunto da Arusha, sono un po' più esclusivi perché appunto sono un po' più piccoli. Allora, Mafia e Pemba ci si va principalmente per fare delle immersioni, ecco. Per quanto riguarda le spiagge, io personalmente preferisco Zanzibar, perché comunque è un'isola più grande, avete diverse possibilità per fare delle attività e non siete insomma relegati solo all'aspetto balneare, anche perché ci sono poche strutture. L'isola di Pemba risente un po' di meno del fenomeno delle maree, quindi diciamo che ci sono queste lingue di spiagge che sono molto belle, questi atolli da vedere. Ecco. Quindi diciamo che però per la maggior parte si combina sempre safari con Zanzibar, appunto l'isola delle spezie. Allora, vediamo se ci sono qualche altra domanda. Qualche altra domanda, vedo qua che c'è un pallino con la domanda. Allora, avete mai organizzato un tour di Parchi del Sud? Ok, tutta la diretta, insomma, poi ti inviano, no, Alessandra, ti inviano il video della diretta, quindi non c'è alcun problema. Niente, io penso di aver risposto, è stato un po' difficile per me questo mezzo di comunicazione perché effettivamente sono più abituata e mi piace molto di più incontrarvi di persona come facevamo appunto durante le Academy. Però insomma, spero di avervi trasmesso un po' questa passione, di avervi fatto sognare e viaggiare un po'. E niente, vi aspetto in Tanzania, insomma. Ti aspetto a Milano allora? Sì, certo. Allora, ero a Milano tra l'altro per la Fiera del Turismo a febbraio e poi per le Academy, quindi ad ottobre, che adesso non so bene come sarà la situazione, che avremmo fatto questi bellissimi aperitivi e questi incontri con Evaneos, che ci hanno dato appunto l'opportunità anche di incontrare personalmente appunto i viaggiatori, ovviamente in loco, ma prima del viaggio, insomma, direttamente in Italia, ecco, per conoscerci meglio. Niente, grazie mille, grazie per aver partecipato, grazie mille a tutti e aspetto le vostre richieste. Se avete qualche cosa, potete contattarmi personalmente. Spero di incontrarvi presto, in Tanzania possibilmente e niente, a Milano. Un abbraccio a tutti e a presto. Grazie per aver partecipato. Arrivederci. Buona giornata.